The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Milano, si fingono assistenti civici del comune, denunciati gli youtuber di The Show. E se quella fosse solo la loro versione della storia? Se ci fosse un video che non abbiamo mai pubblicato? Se avessimo delle prove che dimostrano che la loro versione era falsa? No, è pericoloso, Scopri tutto quello che non abbiamo potuto farti vedere. Abbonati al terzo livello di The Show Plus. Non rinunciare alla tua bellezza non convenzionale. Vieni qua, darci una mano. Dello zucchero solo. Oh, scusi signora. Ma cosa stai facendo? Scusi. Oh, ma come si permette? Siamo nel 2023. Allora solo perché sono uomo non posso andare in giro coi piedi sotto la scella. No, ma non metterlo dentro nel caffè. Stavo prendendo lo zucchero. E non mi interessa, signora stava bevendo il caffè e tu hai messo schifezze apposta. No, mi scusi signora, veramente, però l'importante è che non venga messo in dubbio. No, l'importante è che non venga messo in dubbio il mio diritto di portare le ascelle. Sì, ascolta, hai sbagliato cara, sono il cinema. Hai fatto la signora, hai fatto il cinema, guardi, te ne devi andare. Ma signora, non ho pucciato il pelo, è stata... Queste schifezze che c'hai qua. Allora, schifezze, però moderiamo i termini, perché onestamente io mi sento offeso. Signora, mi scusi. Penso che sia ridicolo. Ah, pure ridicolo. Adesso solo per quei peli sotto le ascelle, ridicolo. Vergognatevi. Questo è razzismo questo qua. Questa è una cosa da non fare. E anche questa. E questa. E questa. Direttamente dai nostri laboratori segreti, un team di autori ha sintetizzato il format in candid camera. Perfetto. The Show presenta Cose da non fare. Ma ormai le cose che non si possono dire e fare sono tantissime. Per questo abbiamo sfornato due prototipi di persone perfette. I politicamente corretti. La formula di oggi prevede cose da non fare con il politically correct. Non offenderti in libreria. Vuoi fare un regalo per mio nipotino? C'ho 7 anni. Sì. E sei un po' appassionato ai generi... Sei... Fumetti? No, non mi viene il nome. Investigazioni... Allora, misteri da risolvere. Come si chiama il genere? Non mi viene. Fumetti gialli. Oh! Ma come si permette? Gialli a chi? Siamo nel 2023, eh? Vi siete offesi che va chiamato gialli? No. Scusate, che cioè è una roba assurda, eh. Mi scusi, eh. Hanno un nome, ping pong, li chiami ping pong piuttosto. Io è una cosa assurda, non ho mai visto una roba del genere. Veramente, cioè. Scusa, gli abbiamo fatto un sushi. Non è giapponese, è giapponese. Vabbè, comunque siamo, cioè nel senso non è che ho detto il couscous. Scusi, si vergogni, anzi. Non avere paura di identificarti in un genere neutro. Come si permette? Siamo nel 2023? Ma come quindi? Lei lo sa che non esistono solo due generi, ma uno spettro infinito di generi? Io mi identifico in un elettrodomestico. Ah, ok. Ma non si può andare in giro a leccare gli elettrodomestici. Io sono frigosessuale. Voi non avete in vendita frigoriferi? Ci sono frigoriferi qui? No. Quindi non state rispettando, diciamo, le mie scelte nell'ambito della mia sessualità. Sì, stavo baciando questi due elettrodomestici, nello specifico ero attratto, anche se non è un frigorifero, da questa grattugia, perché ha questo pertugio che vede, volendo, anche se poi... Può tagliare più che altro la lingua. No, ma non volevo metterci la lingua. Che ci metteva? Il c***o, signora, cioè, con tutto il rispetto, è sempre politicamente corretto, perché solo se era consenziente la grattugia, perché è fondamentale che, diciamo, essere consenzienti, a prescindere... Se in bagno c'è anche il coso per asciugarsi le mani, diciamo che io sono attratto anche... Sì, avevo bisogno che voi rispettiate la mia identità di genere e anche le mie preferenze nell'ambito della sessualità. Tutto qui. Evidentemente voi non siete ancora nel 2023. Io sì, perché sono nata negli anni 90 e mi sono ancora evoluta. Sarà quello, sarà quello. Va bene, io vado allora. Grazie, arrivederci. Non offenderti dal fruttivendolo. Posso chiedere a te? Come si chiamano questi? No, sì. Oh! Ma siamo nel 2023, ma sei pazzo? Di cosa? Cos'è che hai detto? No. Oh!
perché sono la maglietta rosa e un perizoma sono fino a... Scusami? No! No, però tu non mi puoi dire fino a... 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 Chiama. Non mi puoi dire fino a... Come solo si perché... chiama questo? Questa è verdu e verdura. Come si chiama questo? Devi chiedere scusa a tutta la comunità LGBTQ+. Assolutamente. Assolutamente. Io sono... Siamo nel 2023, eh? Siamo nel 2023, ricordatelo. Solo perché è una maglietta... Esatto. Solo perché è una maglietta rosa. Assurdo. Stiamo calmi, stiamo calmi. Stiamo calmi. Bravo, è uno scherzo. Nope. E che c***o, non mi fa un c***o. Non permettere agli altri di non essere politically correct. Politically correct TV, siamo oggi a Milano, capoluogo lombardo, per capire se la città ha la mentalità aperta su un tema molto caldo, l'omosessualità. L'omosessualità. Lei cosa ne pensa? Milano accetta i gay? Nella società ci vuole di tutto. Giusto. Non bisogna essere né discriminazione e né, diciamo, egoista. Lei ha amici gay? Io non ho amici, però non li rispetto, sono brave persone, sono molto educato. Lei non ha nulla contro l'omosessualità? No, no, per carità. Quindi lei mi farebbe un po'... A quest'ora? Non è possibile, viene dopo mezzanotte, lo sistemo. Lei è politicamente corretto, quindi non le dirò. Ma come si permette, siamo nel 2023. No, perché lei ha ragione. Bravo, ok, allora ci mettiamo d'accordo. Io sincronizziamo gli orologi. Io non ce l'ho l'orologio. Beh, le do il mio allora. Vabbè, non mi faccio... bene, allora, amici di Politically Correct, qui Milano è una città aperta, ma a Milano c'è un altro problema, che non è di certo l'omosessualità. Sono due noti youtuber che vanno in giro a creare panico per tutta la città e penso un po' sono stati portati via dalla polizia. A voi studio per il lancio del servizio. Si fingevano assistenti civici e lanciavano petardi, una folle bravata fatta solo per raccogliere visualizzazioni su YouTube. Sono sempre quelle che sono le notizie. Sono sempre quelli, però non prendono mai provvedimenti. L'idea però aveva fruttato i due youtuber solo una denuncia a piede libero. Adesso io la sto invitando. Ma io, ma però... Si rifiuta invece di venire... Non mi sono rifiutato. E dopo sono uscito di nuovo. A effettuare la segnalazione al commissariato un povero indifeso esercente che vedeva il proprio locale dato alle fiamme dai due cattivissimi youtuber. Pericoloso, pericoloso. È pericoloso, pericoloso. Quelli sono gente che non hanno niente da fare. Se li metterebbero a pulire i fiumi, a pulire i boschi, a pulire la città. Sono passati 3 anni e oggi i due si difendono mostrando il video completo che smentisce la stampa. Non pace. Non fa ridere, no! No. Vuoi insistere dopo che mi ha aggredito? Non fa ridere. E provano a rispondere così a queste domande. Cosa c'entra la polizia? No, forse non ha capito. Chi ci ha impedito di parlarvene prima? Sono parole buttate al vento, perciò. Tutto questo è Unposted, il nuovo episodio. Un'inchiesta di oltre un'ora. Tutti i materiali esclusivi, tutte le testimonianze, tutti i retroscena. C'è un ultimo pezzo del puzzle da posizionare, il più grosso di tutti, che per il momento sembra non avere posto. In esclusiva su The Show Plus, terzo livello. Abbonati. Beh, guardi, allora, ci vediamo quando cade il sole. Dopo mezzanotte. Va bene, a mezzanotte. Mi venga a trovare, mi telefono. Vengo due volte, allora. Venga due volte. Salve, buona giornata. Benissimo. Grazie. Non dimenticare la rappresentazione inclusiva. Buongiorno. Fermo, cosa stai facendo? Oh, ma come si permette? Lei prima li compra, poi li pasticcia. No, io sto lottando per l'inclusività. Beh, allora cosa fa? Mi pasticcia tutta l'edicola? Attenzione, non è pasticciare, è una questione di rappresentazione. No. Non possono essere tutti uomini bianchi, donne bianche. Bisogna rappresentare anche le persone di colore. Questa... Sì, però cioè... adesso vada via, per favore. Perché, perché non ci sono persone nere rappresentate sui suoi giornali? Io non sono miei giornali. Sì, sì. Va. Lei è politicamente scorretto. Okay. Se lo faccia dire. Va bene. Perché bisogna rappresentare tutti, è una questione di rappresentazione. La gente è scema forse. Ho anche
anche il pennarello bianco. Se ha la nuova sirenetta, quella la sbianco. Così rappresentiamo. Senta, lei deve andare fuori dalle scale. Lei è contro politicamente io corretto. Io non sono contro un c***o. Lei vada via. Va bene. Ho capito? Ho capito. Non dimenticare che ci sono i bambini. Perché Giacomino, al mondo noi siamo tutti uguali. Non devi discriminare mai nessuno. Perché qualcuno si potrebbe offendere. Hai capito? Quindi siamo tutti quanti uguali. Però tu, mio piccolo angelo, sei un po' più speciale. Perché sei bionda con gli occhi azzurri. Sei una razza un po' superiore, capito? Guarda, fa un c***o. Oh, Giacomino! Ma siamo pazzi! Scusi! Mi scusi! Ma siamo pazzi? Ma cosa succede? C'è mio figlio qua! Ho capito! E siamo passati di fuori! Papà, è un c***o! Giacomino! Mi spiace. Oh! Ma come si permette? Siamo nel 2023! Un po' di rispetto per queste piccole anime intonse, bianche pure! È un angelo! Papà, è un c***o! Beh, Giacomino, signora! Il problema è che c'è di tutto, di più anche in televisione negli orari protetti, quindi non mi sembra una cosa così terribile. Però... Mio figlio sta crescendo con dei sani principi. Mio figlio ha il suo profilo sui social, ha il suo account per andare su OnlyFans, guardare chi vuole lui. Non è che può passare qua in giro e poi vedere su una vetrina una roba del genere o in televisione, signora, sia chiaro. Papà, è un c***o! Giacomino, basta adesso con sto c***o! Capito che hai visto un c***o? Basta però! Non confondere le idee a chi non è politicamente corretto! Questi sono uomo? Sì, sono un po' unisex qua. Unisex. Provo questi, eh. Chiedo a te, sembro gay? Meno 3, sinistro meno 1, no. Tradizione 1. No. Vanno bene, non perché una cosa... Vanno bene perché non sembro gay? No. Oh! Ma come ti permetti? Guarda che siamo nel 2023, eh? Tu hai detto no, non sembri gay, quindi puoi comprarli perché non sembri gay. Se invece fossi sembrato gay, non avresti dovuto comprarli. Questo è... Non ho nessuna parola su questo. Quindi sembro gay con questi occhiali? Io non ho detto nulla, non sembri. Non sembro gay. Ma come se fosse un insulto essere che gay. Mi sembri sì. Se, quindi sembro gay. No. Mi stai dando dell'omosessuale? Come che, posso aiutarti? Se sembro gay? A noi puoi sembrare quello che vuoi, cioè nel senso, non puoi sembrare nulla. Come nulla? No, perché la signorina ha detto no, non sembri gay, tranquillo. Quindi non sembro gay. Allora, puoi sembrare quello che vuoi, ti posso dire se a me piace o no, questo te lo posso dire. È una montatura molto forte. Forte come i gay, quelli muscolosi? No, è molto forte perché è molto spessa. Come le cose che piacciono ai gay? Guarda, io non so cosa, non lo so. No, l'importante è che non è un problema se uno è gay. Ma cioè, figura, siamo in un paese, mondo libero, infatti, siamo liberi. Per la signorina non sembro gay, per lei? Ma io non posso dire se sembro gay o no. Ma avrà un parere lei, mi scusi. Non è che tutti i gay sono uguali, signora. Cioè... Dialogare. No, ma io con questo sembro omosessuale. Ma non mi posso permettere di dire una cosa del genere. Brava, era un trabocchetto, ha risposto giusto. Non si può permettere perché se nel 2023 ci vuole rispetto. Oh. Io questi non li compro. Non profanare il tuo sguardo con le nudità. Incredibile. Che volgarità. Che indecoro. Che esibizionismo. Che indecenza. Mi scusi, mi sa che c'è una cosa di là che non va bene. Beh, c'è una cosa, un problema di qua, venga a vedere. No. Mi sembra normale sta cosa. Mi sembra normale. Siamo così permette. E possiamo far vedere delle cose del genere a dei bambini. Ma secondo te se lo fa qui? Lei è ancora qui, quindi io le chiedo cortesemente. Io che mi aiuti, mettiamo un bel reggiseno. Per cortesia. Non va bene il colore, la mettiamo nera. Non ti permettete di toccarli. Sì, signora, ma non possono stare così. Se arriva un bambino, potrebbe essere revenge porn questa cosa qua. No. Che ne sappiamo che lei voleva che la sua figura venisse esposta davanti a tutti. Signora, siamo nel 2023. Non c'è un c***o da ridere, signora, si rende conto? Non ti permettete di toccarli. Mi tocco io, ma è molto... Ma erano dei maiali, eh?
tutte nude le facevano. Cioè, adesso si indignano perché delle ragazze su OnlyFans fanno vedere qualcosa. Però qui almeno, cavolo, qua le prendevano, le scolpivano. Sì. C'è poi un quadro, Rockman, che ha dato troppo la mia attenzione. Ah sì? Fumava le donne. Fumava la donna? Beh, la donna è libera di fare quello che vuole comunque. Cioè, sempre. Non ignorare quello che non va nelle lingue. Così? E lavoro qua? Sì, prego. Io ho un'informazione perché è successa una cosa un po' spiacevole. Ti faccio vedere. Ehi, Google, come si dice nero in spagnolo? In spagnolo si dice negro. Oh! Ma come si per cui mi permettete? Siamo nel 2023, ma vi rendete conto di questa situazione qua? A parte che non si dice quella parola lì perché noi non siamo gente di colore, quindi non possiamo dirla. Anche se sono una persona bianca. Ok, molto bianca, non c'è, cioè, pallida, oserei dire. Si è rotto il come si spegne sto coso qua? Sono un po' agitato, mi scusi. No, a chi posso rivolgermi per lamentarmi? Cioè, mettiamo un beep, mettiamo un qualcosa del genere. Ha sentito anche lei? Ehi, Google, mi devo lamentare con voi. Chi devo chiamare? Posso accedere a contatti Google ed effettuare chiamate per te se attivi l'opzione risultati personali. Questi sono i poteri forti. Non offenderti al bar. Ciao, buongiorno. Volevo bere una cosa. Come si chiama quel cocktail aperitivo con l'Aperol, il gin? Non si confonde con il bitter, vermouth, gin, sì. Oh! Ma come si permette? Ho capito, però mi sembra anche, non si vergogna un pochino? Ho capito, però l'hanno sentita tutti, cioè, siete offesi, bingo, bongo. Dai, alla fine non mi sono offeso, che la stia tranquilla. Vedi, non parla neanche italiano, se tu usi questa terminologia magari lui non capisce che nei suoi confronti è offensivo. Cioè, puoi dire grossi ragazzi di colore, persone con il ritmo nel sangue, cioè, non... Scusi, io dovrei entrare perché ho il banco. Solo perché siamo neri, lei non vuole servirci, quindi. Continui a solleticare antichi pregiudizi. È una telecamera? No, il mio amico si identifica in una videocamera. Il genere è uno spettro. In un mondo in cui non si può più dire o fare niente, voi potete ancora esprimere, scrivere un commento e lasciare un like. Fateci sapere se volete il ritorno dei politicamente corretti, noi li faremo tornare al raggiungimento dei 50.000 like. Noi adesso vi lasciamo alle reazioni alla rivelazione dello scherzo e viva il politicamente corretto e viva la cioè, non si può più dire nulla, ragazzi. Ma se dico politicamente corretta? No, neanche qui. Vabbè, reazione alla rivelazione. Facciamo una cosa. Resto, le pago i giornali e le dico che era una candid camera, che era uno scherzo, va bene? Dai, era uno scherzo, vieni qua. Vedi che c'è qui la telecamera, siamo di un programma. Sei fortunato che è arrivato il dottore e mi sono trattenuta, se no... Ho visto, è vero, ha mediato. Siamo un programma di scherzi. Siamo un programma di scherzi, che fa scherzi, vedi? È bellissimo, vero? Mi hai fatto sventare le lì. Sì. Tu lavori qua? Sì, che lavoro qua, ma sono stupendo. Non sono l'autore. Tutti a farli. Loro sono con noi, Sì, sono attori. No, perché ho pensato, no? Ti stanno offendendo, mio Dio. Ah, ok, tu pensavi che noi con questa cosa stavamo offendendo loro. Quando ho detto, mi è venuto un colpo. Ho visto che tu hai fatto... Ci ha messo anni a farlo. Ordinare, che stanno rubando, non mi riprendere, ma posso dire poi io molto di bello. Oh, così è più bello, sei velocissimo, guarda, mi ha